piace la musica un po' spagnoleggiante? Benvenuta. Assolutamente sì, buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere qui e negli studi di Radio Radio. Ho già dato i riferimenti per quanto riguarda i messaggi, le 3775-104-500, perché per chi ci conosce questa è una possibilità per interagire direttamente con le istituzioni, per rispondere anche alle loro curiosità. Ci potete ascoltare, lo sapete, ci potete vedere sull'826 di Sky, ma se avete voglia scaricate subito l'app qualora non l'abbiate fatto, perché noi possiamo essere anche lì direttamente collegati con voi, e allora non perderete neanche un istante della nostra trasmissione. Assessore, da dove vogliamo partire? Dalla strettissima attualità, perché qualcosa di importante, poi magari ci torniamo più nello specifico nella seconda parte della nostra conversazione, del nostro dibattito di oggi, ovviamente. Però ovviamente gioco forza, andiamo appunto sulla strettissima attualità, un po' perché arriviamo da un dibattito forte dopo Radio Radio Lo Sport, perché è stata una giornata importante, l'ennesima a quanto pare, sul fronte Stadio della Roma, e poi perché c'è stata anche una protesta che si è inscenata in Campidoglio e che riguarda anche il trasporto pubblico, quantomeno una società di manutenzione in qualche modo collegata. Esatto. Allora, partiamo dalla società di manutenzione. So perfettamente qual è la situazione dei lavoratori di Corcor, che so, come tutti sapete, è una società che si occupa appunto di manutenzione su strada dei mezzi bus. Ci sono stati problemi perché Corpa sta pagando in ritardo i lavoratori, anche a causa dei ritardi dei pagamenti effettuati da ATAC. Due mesi, mi corregga se sbaglio. Tre mesi. Ma addirittura tre siamo arrivate. Sì, circa, insomma, due mesi. Peggio ancora per i lavoratori. Sì, assolutamente, quindi c'è un problema, assolutamente. Però io ieri ho ricevuto questa delegazione di lavoratori USB in Campidoglio verso l'ora di pranzo, ho raccolto tutte le loro istanze, ho promesso loro che mi sarei occupata direttamente di verificare se ATAC avesse pagato le scadenze indicate a Corpa, quindi io mi sono presa questo impegno. Evidentemente però i lavoratori hanno preferito occupare tutto l'assessorato ieri, e durante il pomeriggio, anche a seguito di un mio intervento, c'è stata una lettera ufficiale di ATAC in cui si impegnava a pagare entro fine mese circa una cifra importante a Corpa, e poi c'è anche un'email in cui Corpa si impegna a sua volta a girare questa parte per il pagamento di due stipendi. Quindi onestamente la protesta di oggi faccio più fatica a concepirla, perché dall'amministrazione è stato mandato un segnale molto importante. E da qui, ripeto, a fine mese ATAC avrà pagato interamente tutti i debiti che aveva che avrà nei confronti di. E che idea si è fatta secondo lei? Perché non sono state soddisfatte evidentemente le persone che hanno manifestato oggi? Io e gli operatori li capisco, perché sono esasperati. Un lavoratore che non percepisce stipendio è un lavoratore arrabbiato, giustamente, quindi capisco anche la loro insofferenza e il fatto che possano non credere alle promesse. Sappiamo che in passato sono state fatte tante promesse che sono state spesso disattese, però io sono sicura che anche attraverso la supervisione del Campidoglio, dell'amministrazione, quindi riusciremo a metter fine a questa situazione. Oh, guardi, non me ne voglia, assessore, però pronti via, evidentemente è arrivato un messaggio nella medesima direzione al 3775-104-500. Una gentilezza, potreste chiedere all'assessore quando i dipendenti della Roma TPL, gliel'avrei chiesto dopo, ma insomma siamo in cronaca, potranno avere i 305 euro annui che dalla 2009 attendiamo. Ovviamente nel 2009, ma neanche nella 2015 c'era l'amministrazione 5 Stelle, però credo che in qualche modo chi arriva erediti anche, certo, queste situazioni. In realtà entriamo un po' troppo nel tecnicismo se devo spiegare questa cosa, però sono delle partite che dovrebbe arrivare dalla regione, delle anticipazioni, però ecco, su questo già ho spiegato loro che in effetti c'è un problema di trasferimento da fondi regione comune, per cui queste cifre erano state riconosciute per un certo periodo e non per il successivo. Ecco, però ecco, su Roma TPL vorrei ricordare che abbiamo fatto un lavoro molto importante per cercare di rimettere in carreggiata l'azienda e di far sì che i diritti dei lavoratori e degli autisti di Roma TPL fossero poi garantiti. Questo è un tema su cui siamo. Che è stato un tema ricorrente poi negli ultimi mesi, ricorrente, no? Però abbiamo fatto un lavoro enorme da luglio ad oggi, abbiamo cercato di garantire anche come è stato poi il pagamento delle tredicesime nel mese di dicembre. Insomma, stiamo cercando di riportare la situazione a regime, ovviamente, quindi capiamo anche bene l'esasperazione di queste persone che vivono in questa situazione spesso di incertezza ormai da tanti anni. Chiudiamo sul capitolo stadio per il momento, sulla strettissima attualità, poi magari andremo più avanti anche su note politiche, però vorrei insomma parlare del trasporto pubblico e della città in movimento.
provvedimento giustamente del suo assessorato e del lavoro che è stato fatto fino adesso. Come la definisce la giornata di oggi per quanto riguarda il tema stadio? Semplifico in questo modo perché tanto tutti quanti conoscono la situazione. Il progetto è un progetto che sta andando avanti, è un progetto che è adesso al vaglio dei tavoli tecnici per capire quali sono le ulteriori criticità sollevate o comunque aspetti migliorativi, ecco, chiamiamoli così, di questo progetto. È chiaro che l'obiettivo di questa amministrazione è tener fede a quello che è stato detto: non vogliamo una città con colate di cemento, non vogliamo una città in cui l'edificazione selvaggia che c'è stata in passato danneggi l'immagine e quindi la struttura proprio urbanistica e architettonica di Roma. Però è chiaro che questo stadio è uno stadio che si può fare in maniera sostenibile, in maniera quindi adeguata, dando una cosa che la città sicuramente richiede. Quindi sappiamo che il cittadino ci tiene a questo stadio, ma con tutte le procedure necessarie a mantenere un assetto di legalità e un assetto di minore impatto ambientale possibile. Questo è il nostro obiettivo. Gliela faccio questa domanda perché sono un po' costretta a fargliela, perché è ricorrente nei messaggi che arrivano. C'è una divisione, una sorta di partiti, li possiamo un po' definire in questo modo: il partito pro stadio e il partito contro lo stadio. Parliamo della base di elettori, anche di elettori del Movimento 5 Stelle, di un programma che è stato a lungo decantato, no? Prima che voi poi ovviamente foste eletti, cominciaste a lavorare. Il fatto che pare che a questo punto lo stadio si possa fare, in qualche modo va contro quello che è stato detto durante la campagna elettorale, perché lei ha utilizzato una parola che peraltro ricorre spesso, certo, per il suo assessorato: sostenibilità. Assolutamente. E molti punti cardine che lei ha portato avanti in questi mesi vanno nella direzione della sostenibilità. Cosa rispondiamo a chi dice: beh, io però non mi aspettavo alla fine che questa giunta potesse dire un sì? Allora, ripeto, il progetto è un progetto che deve essere disegnato non nella logica della cementificazione e della edificazione selvaggia e senza pianificazione che c'è stata sempre, oserei dire, negli anni a Roma. È un progetto che deve rispondere, ripeto, a certi criteri di sostenibilità, deve essere progettato per essere funzionale alla città e a tutti i cittadini e non funzionale alle esigenze di pochi. Questo è il presupposto fondamentale. Quindi sostenibilità intesa anche come una zona in cui i cittadini potranno avere accesso in maniera semplice. Sono infatti sul tavolo anche una serie di analisi tecniche su quelle che sono le migliori soluzioni per eventualmente accedere allo stadio, quindi parliamo di potenziamento eventuale di Roma Lido, insomma parliamo di una serie di progetti che sono proprio al vaglio per rendere questo progetto appunto quanto più bello e sostenibile, ripeto. Anche per quanto riguarda il trasporto, certo, pubblico che graverà all'intorno. Assolutamente. Perché molti sostengono, allora, quel tipo di trasporto pubblico che dovrebbe essere realizzato se ovviamente lo stadio dovesse essere fatto, comunque in teoria andava fatto per la nostra città. Ovviamente mancavano i soldi. In questo modo si otterrebbe la possibilità di avere delle migliorie. Ma in realtà sì, allora sbaglio a fare questo ragionamento, sbaglia chi fa questo ragionamento? Il progetto sulla infrastrutturazione per la mobilità su Roma è un progetto che va fatto, ripeto, a prescindere. Poi è chiaro, quella è una zona della città abbastanza complicata, perché è una zona insomma in cui c'è anche un degrado abbastanza importante proprio su quell'area dove andrà a insistere lo stadio. Per cui, diciamo, si teme un intasamento, no? Inevitabilmente, a meno che non vengano fatte procedure anche che riguardano sia la mobilità pubblica sia anche la mobilità privata. Chiaramente ci sono degli equilibri da dover rispettare per far sì che l'opera sia proprio di interesse per la città e per la collettività. Ha detto lei interesse pubblico, interesse perché proprio pubblico. Qui il sindaco Raggi disse queste due parole magiche, mettiamola così. Su questo esattamente. L'idea importante è che sia un progetto per la città. Questo è che i cittadini ci chiedono, che vogliamo fare, però senza, ripeto, avere quelle situazioni di speculazione edilizia che c'è stata in passato. Questo è da evitare. Grazie per aver risposto intanto a queste domande. Stanno arrivando, ma me lo immaginavo, insomma, veramente tanti messaggi alla 3775104500. Facciamo un po' un passo indietro, perché mi sono andata a rileggere quando lei è arrivata, è stata nominata assessore alla città in movimento, e venne subito scritto: a Linda Meleo viene assegnato probabilmente uno degli assessorati più pesanti, certo, più importanti, più difficili, più complicati, e c'è l'ATAC di mezzo e c'è il cittadino che non è mai contento.
contento, giustamente, perché il trasporto pubblico è lento, ci sono pochi mezzi, non funzionano bene, non sono molto puliti, la gente non paga il biglietto. Da dove ha cominciato e fino adesso dove è arrivata? Allora, quello che posso dire, l'ho detto in tante circostanze, è che la situazione che ho trovato è stata una situazione, posso dirlo senza problemi, drammatica. Drammatica sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista dell'ATAC, quindi con tutti i problemi che sappiamo, quindi un trasporto pubblico insufficiente rispetto a quella che è la domanda, autobus che passano poco e poco di frequente. Quindi sul discorso ATAC, quello che ho trovato è un'azienda ridotta a pezzi, questo lo dico senza difficoltà, con un debito manutentivo enorme che riguardavano sia il discorso metropolitano ma sia anche i bus di superficie. Quindi il lavoro che è stato fatto all'inizio è: stanziamo 18 milioni, quelli stanziati ad agosto, e cominciamo a lavorare subito sulla parte pesante, quindi sulle infrastrutture, e questo è stato fatto. Cominciamo a sbloccare quello che è sbloccabile sotto il profilo dei bus di superficie, e questo ci abbiamo lavorato tantissimo durante tutto il mese, anche d'agosto e settembre. Io in prima persona abbiamo sbloccato la procedura per l'acquisto dei 150 bus, che era ferma, vorrei ricordarlo, da marzo. Quindi questo è stato un'azione quasi di forza. Abbiamo iniziato, è andata anche un po' a lei su questo tema, sì, perché c'è chi dice no, in realtà qui i bus arrivano dal passato, poi avete ribattuto, no? Allora li abbiamo sbloccati quei soldi, però Quei bus, perché quella era una gara già aggiudicata, sì, però era da marzo circa che non era stata sbloccata, per cui i bus non potevano arrivare in azienda. Quindi attraverso una serie di procedure abbiamo sbloccato anche questa partita. Abbiamo fatto anche operazioni piccoline, se così possiamo dire, ma significative. Ricordiamo il prolungamento del lotto, abbiamo istituito questa nuova corsia preferenziale per dove passa il 51 Express. Quindi sì, insomma, abbiamo cercato, quello poi mi sembra, sì, giusto? Da un paio di mesi forse, mezzo, sì, grosso modo. Cioè, a partire da una situazione che era disastrata, stiamo cercando di ricostruire mano a mano tutti gli aspetti, attraverso anche un'attività di programmazione che è in corso e che riguarda anche un tema che Roma in realtà nel corso degli anni ha tenuto un po' in disparte, che è quella della ciclabilità. E negli ultimi, penso, 3-4, forse anche 5 anni, la ciclabilità è stato un tema un po' al margine. Si pensava che la bici fosse soltanto un mezzo per passeggiare la domenica, per farla passeggiare sui fori. Invece questa amministrazione intende investire tantissimo sulla ciclabilità, tant'è che se non sbaglio all'interno del bilancio di previsione una ventina di milioni, sì, di euro sono destinati, forse esatto, abbiamo una serie di interventi, giusto, che riguardano la realizzazione di piste ciclabili 14 forse, ecco, me l'ero appuntato anche perché lei era già intervenuta proprio su questo tema, esatto, ai nostri microfoni, esattamente, di cui una la vorrei ricordare importantissima, la ciclabile su via Tuscolana, che modificherà completamente però anche l'assetto di viabilità della via, e sarà anche un'occasione per riqualificare. Lei ci disse ce l'hanno chiesto i cittadini. Ce l'hanno chiesto i cittadini, esattamente. Io personalmente tutti i giorni, insomma, vado su via Nomentana. Negli ultimi 4-5 anni ho visto che il numero di bici, ad esempio, su quella direttrice è aumentato tantissimo. Quindi c'è una risposta da parte della città, che fino adesso però, una domanda, scusate, ma per adesso non era stata ancora soddisfatta. Quindi noi vogliamo far sì che il cittadino romano possa dire ok, oggi vado al lavoro in bicicletta perché mi è possibile farlo. E quindi questo attraverso una serie di progetti che passano per Tuscolana, ma anche per aver sbloccato la ciclabile su via Nomentana, per aver portato avanti il progetto del Grab, e qui darei una piccola anticipazione, insomma, arriverà a breve un decreto del Ministero in cui approverà la prima parte di finanziamenti per il Grab, quindi insomma il progetto sta andando avanti. Mi quantifica a breve? Così, visto che lanciamo una notizia, diciamo, la diamo proprio per bene? In via informale mi è stata data. No, siamo ecco, formali. Quindi a breve penso sia una questione di giorni comunque. E anche su questo stiamo portando avanti perché anche lì questa partita. Possiamo una dirlo, partita abbiamo grande. Sbloccato qualcosa che si ereditava, diciamo, dal recente passato, perché era un altro progetto sul quale ci si basava, esatto, e adesso arriva a compimento. Però l'abbiamo anche personalizzato, perché rispetto a quella che era la possibilità, tutti i nostri tecnici si sono messi al lavoro per cercare un percorso che fosse sia adeguato all'idea di Grab come percorso che può utilizzare anche il turista, ma anche come percorso appunto che serva, che sia funzionale a quello che ho detto prima, quindi che il cittadino romano dica voglio andare al lavoro utilizzando il Grab, lo posso fare, anche perché poi lo collegheremo anche ad alcuni punti nodali della città, ci sarà anche un collegamento tra Termini e la prima parte del Grab di quel lato di città, quindi insomma stiamo pensando anche a una rete che connetta un po' tutto questo punto. E secondo lei questo tipo di realizzazione quando potrebbe vedere l'alba? Perché giustamente lei, ho riascoltato proprio recentemente una sua conferenza stampa, credo, sì, di un paio di mesi fa, e giustamente lei faceva riferimento ad un progetto di sostenibilità che bisognasse guardare al futuro, no?
Esattamente. Benissimo, però chi prende l'autobus tutti i giorni, indipendentemente che abbia voglia di farlo mettendo su anche una bicicletta o che voglia andare a lavorare semplicemente con la bicicletta, lei lo sa benissimo, insomma, quali sono i problemi di ordinaria amministrazione sui quali mettere mano. Allora, sicuramente noi poi stiamo cercando di progettare una mobilità a 360 gradi. Quindi intervenire sull'annosa questione del trasporto pubblico locale, ripeto, abbiamo trovato un'ATAC a pezzi con di fatto una mancata pianificazione e programmazione industriale che andava avanti da almeno un anno e mezzo, due. Quindi questo ha posto dei problemi molto molto importanti su come cercare di salvare l'azienda e di rilanciarla. Io quello che poi dico anche sul dibattito pubblico-privato, qualsiasi azienda privata che avesse avuto il livello di investimenti che ha avuto ATAC negli ultimi anni, investimenti chiaramente voluti dalle amministrazioni precedenti, sarebbe stata già sull'orlo del baratro. Quindi a maggior ragione ATAC, che è un'azienda che svolge questo tipo di attività, per cui il dibattito pubblico-privato in questo caso è privo di senso, perché in mancanza di investimenti un'azienda non va bene se è pubblica, se è privata, se è mista. Quindi questo, però l'obiettivo nostro è proprio quello di cercare un piano di risanamento dell'azienda, che passa anche attraverso gli investimenti che sono mancati. Studio ancora in diretta con l'assessore Linda Meleo. E allora, doveva la risposta, assessore, a questo messaggio, devo dire piuttosto dettagliato, lo ripeto per chi non l'avesse ascoltato, perché l'assessore ovviamente se l'è ben appuntato in mente. Vorrei sapere quale futuro assetto societario è previsto per il comparto mobilità. ATAC, Agenzia della Mobilità e Roma, Roma Metropolitane, sappiamo le difficoltà che ci sono per Roma Metropolitane, so che la competenza è in parte sua, ma è anche ovviamente dell'assessore Colomban, e prima o poi l'assessore Colomban dovrà poi fare un'intervista di questo tipo, perché da lui pendono migliaia e migliaia e migliaia a questo punto di posti di lavoro, a quanto pare. È così, no, assessore? Sì, certo. Allora, l'idea è di razionalizzare certamente il numero delle società che sono in capo a Roma Capitale, sia come partecipazione sia anche proprio di riorganizzare l'assetto di alcune società. Allora, io personalmente appunto gestisco queste tre, certamente ATAC rimarrà una società a sé stante, questo mi pare evidente, e sul quale stiamo cercando di capire, come dicevo prima, di effettuare un piano industriale, costruire un piano industriale che consenta all'azienda di rimettersi in marcia e di essere anche più competitiva, insomma di eliminare tutte quelle sacche di inefficienza che me la traduce pragmaticamente questa cosa, assessore, perché ogni volta che si dice questa cosa si teme la privatizzazione. No, quello, per carità, l'ho già detto prima, assolutamente. Qui lì si tratta semplicemente di riorganizzare i processi aziendali e di rimettere in moto la macchina degli investimenti. E la razionalizzazione passa attraverso tante misure, passa attraverso un incremento anche dell'uso di quelle risorse al momento sottoutilizzate, parlo anche di risorse umane, ovviamente, quindi dei lavoratori. Si tratta anche di eliminare gli sprechi in termini di costi, si tratta di eliminare quegli appalti esterni che nel corso degli anni hanno comportato spese eccessive nei confronti dell'azienda. Io parlo anche ad esempio, insomma, del discorso dei pneumatici. Sì. Questa attività adesso è stata reinternalizzata in azienda. E questo è un tasto molto molto interessante, perché credo che proprio dall'interno dell'ATAC, indipendentemente dalle sigle sindacali di appartenenza, ci sia chiaro questo messaggio, riportare il discorso degli appalti all'interno. Quindi è una vostra battaglia? Assolutamente una nostra battaglia, perché poi molto spesso l'analisi sul campo si è rivelata sbagliata rispetto a quella teorica. Cioè abbiamo visto che il ricorso al mercato non è stato così efficace, anzi è stato più costoso rispetto alla vera attività all'interno dell'azienda. E poi ricordo, è stata buona in questo modo, perché invece più costosa, di conseguenza più costosa, ci si è lucrato, nel senso che evidentemente è stata meno conveniente rispetto a quello che ci si aspettava. Ecco, io dico questo, è stato anche un campo per alcune aziende di creare delle piccole situazioni anche di affidamenti diretti nel corso degli anni passati, ovviamente, che poi comportano tutti i rischi che sappiamo in termini di anticorruzione. Quindi questa attività ha diverse criticità, ricorso al mercato non sempre funziona, e quindi a questo punto alcune attività critiche penso sia giusto e doveroso averle all'interno dell'azienda. Io poi ricordo che la risposta al messaggio che è appena arrivato delle 18:40, ecco, esatto, volevo chiedere all'assessore
separata, che venisse preso seriamente in considerazione il tema delle internalizzazioni, non potrebbe essere un valido aiuto di rilancio. Anche perché poi vorrei ricordare che l'azienda fino a 10-15 anni fa aveva al proprio interno una officina dei meccanici che erano bravissimi e facevano un lavoro molto molto importante, che poi nel corso del tempo attraverso queste esternalizzazioni è andata via via sparendo. Quindi l'obiettivo è quello anche di recuperare le maestranze e di far sì che ATAC ridiventi un gioiellino, se così possiamo dire, anche sotto il profilo meccanico e della manutenzione. Tornando invece al discorso di Roma Metropolitana e Roma Servizi, è chiaro che allora per la città di Roma noi abbiamo sicuramente in mente un piano per quanto riguarda le infrastrutture pesanti, quindi parliamo di metropolitane, tram, ci stiamo lavorando e a breve poi li sottoporremo anche al tavolo del Ministero. Insomma, su questo sappiamo che per effettuare delle opere così importanti c'è bisogno di un sostegno economico e finanziario anche da parte dello Stato. Quindi anche io personalmente sto lavorando su un piano per la città, un piano che prevedrà quindi sia dei prolungamenti linee metro esistenti, prevedrà anche un progetto importante e innovativo come la funivia. La funivia su cui stiamo andando avanti molto velocemente, tra l'altro abbiamo anche effettuato delle interviste ai cittadini telefoniche che hanno dato una serie di risultati che poi insomma diffonderemo. Non le a breve. Sembra un po' paradossale, gliela faccio anche un po' sì. provocatoriamente, no? Perché vede, arriva questo messaggio, lo vado a riprendere, non è sulla funivia l'appena citata, però è su tutti i giorni faccio 70 km tra andata e ritorno per andare a lavorare, meno male che mi fanno delle piste ciclabili, scrive Andrea. Poi magari si sentono menzionare allora quest'altro progetto che magari è futuribile, dicono ma scusate, quando lavoriamo sul presente piuttosto che sul questo futuro. Però ve l'ho già detto, cioè il discorso, allora, se vogliamo cambiare il volto della mobilità in città non possiamo pensare soltanto ad ATAC, che è sicuramente il problema principale, io questo ce l'ho ben chiaro, infatti le misure le stiamo adottando, però la mobilità va pensata in ogni sua forma, quindi anche perché l'intermodalità fa anche lo spostamento, quindi parliamo della pista ciclabile, parliamo di un tram, parliamo di una metro, parliamo di bus, parliamo anche di car sharing, di carpooling, insomma la mobilità va vista nella sua essenza, nella sua pienezza. Tutto sommato devo chiedere anche un sacrificio mentale oltre che materiale e fisico ai cittadini di Roma, perché se non si cambia passo, non si cambia mentalità, magari i risultati non tra un mese, tra due, tra sei mesi, magari neanche tra un anno, però noi tra tre anni, se riuscissimo a fare A più B più C più D, ci rimettiamo in moto. Assolutamente. Il problema forse è saltare l'ostacolo di adesso. È chiaro che anche per il trasporto pubblico locale, per ATAC, il miracolo non si può fare in sei mesi, ma neanche in un anno. Un'azienda per ritornarla ci vogliono almeno 3-4 anni se si fanno politiche serie. Però passo passo noi contiamo, attraverso l'acquisto poi anche di bus, perché poi è questo di cui si tratta, recuperare bus o comunque acquistare nuovi bus. Ci stiamo mettendo in campo per sfruttando anche in realtà dei fondi che sembravano essere persi, parlo ad esempio dei 15 bus che arriveranno adesso a maggio. Ma spiega sta cosa che vuol dire, perché questo è veramente un mistero. Quando voi dite fondi che sembravano persi, perché a noi cittadini, ma anche a noi cronisti, sembra veramente atroce sta cosa. Allora, cioè dove spesso si scovano e come si scovano e come si sbloccano? Vi parlo dell'acquisto ad esempio di questi 15 bus con i fondi da giubileo. Quei fondi non erano stati gestiti in maniera adeguata, quindi se non l'avessimo spesi entro novembre sarebbero tornati a livello governativo, a livello statale. Sì. Per cui si è fatto un lavoro enorme per cercare di tenere queste risorse, che non sono andate soltanto alla mobilità, e ricordo parte di queste hanno riguardato l'acquisto di questi 15 bus che arriveranno a maggio, ma anche parte delle attività di manutenzione delle linee metropolitane per una piccola parte, però comunque va bene, parte per la riqualificazione di alcune vie principali. Insomma, queste risorse, se non si fossero utilizzate entro quelle scadenze, sarebbero andate perse, oppure quei fondi che ho trovato nel cassetto, questi 400.000 euro circa, che non sono una grande cifra, questo è chiaro, però anche quelli erano fermi dal 2010, quindi perché pur avendo risorse non vengono utilizzate? Questo mi pare veramente un grande paradosso. Quindi accanto al lavoro che si sta facendo si sta cercando appunto nei cassetti se ci sono altri fondi, e tra l'altro rispetto a questi 400.000 euro ne stiamo per trovare, insomma ho idea che ne arriveranno qualche altre centinaia di migliaia. Ma e dove potrebbero essere investiti nell'immediato? Nell'immediato per piccoli interventi che però sono significativi. Ad esempio, guardi, quindi le faccio due o tre esempi, perché arrivano tanti messaggi, molti sono tecnici e non so se poi effettivamente riusciamo
riusciamo a rispondere. Quando verranno risolti i disservizi con le linee a bus corto, tra cui 029 e 115, che servono due ospedali? Si tratta di linee sospese per diverse ore al giorno. Poi evidentemente qualcuno non è rimasto soddisfatto della risposta su Roma Metropolitana. Le corse di collegamento da e per la rimessa ATAC vengono pagate come servizio ma non effettuano tutte le fermate. Allora, sul discorso da dove inizio? Sulle vetture corte, quello è un problema che ATAC ha, che stiamo monitorando. C'è stata anche una riunione in dipartimento proprio due giorni fa sul tema. Chiaro che debbano essere effettuati degli investimenti per l'acquisto almeno di 30-40 vetture, poi capiremo bene con quale formula, per cercare di andare a servire meglio le zone che possono essere transitate soltanto da autobus di dimensioni più piccole, perché 7 metri, 9 metri sono quelli un pochino più piccoli. Rispetto agli autobus standard. E quindi insomma le attività sono tantissime su ampia scala, però dobbiamo sfruttare, visto la ristrettezza anche delle casse del comune, purtroppo questo abbiamo trovato e questo ci dobbiamo tenere, e sfruttare tutto l'esistente e poi programmare per far delle opere per il futuro. Questa è la mia visione. Le opere, ripeto, sono tante, riguarderanno anche prolungamenti, ripeto, di linee metropolitane con diverse soluzioni, riguarderanno tram, però per questo è stato necessario anche questo lasso temporale di 6 mesi e mezzo per cercare di risolvere i problemi, perché io vi assicuro che tutto quello che ho toccato quando sono arrivata in Dipartimento Mobilità e Trasporti è stato un caos. Non c'è nulla che andava veramente bene, per cui il lavoro che si sta facendo e che forse il cittadino non riesce a vedere è stato anche un lavoro di riordinare e di rimettere un po' a posto tutto quello che non va. Quindi diciamo, quando l'accusa di immobilismo sicuramente vi viene addossata spesso e volentieri, che però è una falsa accusa. Io vi garantisco che per far muovere una macchina come Roma io ho trovato provvedimenti che erano fermi da anni. Quindi immaginate che cosa significa poi mettere le mani su qualcosa che è fermo da anni. Insomma, quindi io su questo ci tengo a dirlo, perché sono tante le attività che stiamo facendo, alcune delle quali ovviamente il cittadino non può vedere, però stiamo riportando a Roma la legalità che non c'è stata negli ultimi anni, evidentemente. Oh, siamo quasi per terminare la chiacchierata con lei. In realtà avremmo, le strappo una promessa che torna breve, certo. E che magari la prossima volta apriamo anche un pochino di linee e riusciamo a rispondere direttamente proprio ad alcune domande, certo. Che sicuramente, vede quanti ne sono arrivate che le vogliono rivolgere i nostri ascoltatori, e veramente vi ringraziamo per come avete intasato il nostro centralino degli sms al 3775 104 500. Io però non la posso far andare via senza almeno averle fatto un paio di domande di natura politica, perché non ci nascondiamo dietro un dito tutto quello che è accaduto in queste settimane. Molti sostengono anche per colpa, molti della vostra giunta, piuttosto che consiglieri, piuttosto che esponenti politici. C'è un nuovo posto, insomma, pubblicato oggi del vicepresidente della Camera, lo riguarda personalmente ovviamente le questioni relative a Marra. E c'è un posto molto critico nei confronti della stampa, però io vado un pochino più vicino alla questione Verdini, perché io ho letto un suo post di 2 o 3 giorni fa anche in difesa proprio della sindaco Raggi a proposito del titolo che fece il quotidiano Libero e quindi Vittorio Feltri. La sua pazienza al posto di Virginia Raggi sarebbe già finita? Guardate, la sindaca su questo già si è espressa enormemente. In qualità di amministratrice di una città come Roma Capitale ha preferito valutare adesso tutte le attività che l'assessorato all'urbanistica e ai lavori pubblici ha effettuato in questi mesi, per effettuare una valutazione da amministrativa, quindi da soggetto che è responsabile di una città. Chiaro poi che le dichiarazioni dell'assessore Verdini onestamente hanno sorpreso tutti, me inclusa, e da parte insomma durante le nostre riunioni di giunta lui non ha mai esternato queste perplessità, non ha mai effettuato commenti. No, voglio sperare, perché altrimenti se avesse continuamente esternato queste cose, qualcuno le avesse ascoltato, non avrebbe detto ma come. Un professionista, se ha dei problemi, se un professionista ha dei problemi, lavora per la città, i problemi li mette sul tavolo e li risolve. Questo dovrebbe fare un professionista. Se peraltro parliamo di un noto urbanista, con un pedigree importante, un curriculum importante, anche da un punto di vista politico, quindi, no? Esattamente, quindi, proprio perché sul tavolo questi temi non sono mai stati posti, evidentemente questo ha lasciato tutti molto molto sorpresi, perché il clima che c'è in giunta e anche con l'Assemblea Capitolina è un clima di completa collaborazione e di confronto veramente, come dire, franco e leale, per cui questo ha lasciato tutti veramente di stucco, anche perché le parole dell'assessore sarei sempre di grande stima nei confronti della sindaca, nei confronti
Conte dell'operato della sindaca, della giunta e di tutta l'assemblea capitolina. Quindi ripeto, questo, cioè, secondo lei è operato da politico e non da professionista? Cioè lì c'è del dolo, perché allora, adesso noi abbiamo avuto la possibilità di parlare direttamente con il cronista della stampa, poi tutti quanti avete riascoltato l'audio, noi compresi, insomma. Io ripeto, quello che posso dirvi è che ha lasciato tutti veramente, inclusa, sorpresi, perché la linea di questa giunta sarà sempre quella: se ci sono problemi ci confrontiamo, perché stiamo lavorando per la città, quindi la nostra missione è di portare avanti, di far riemergere la città dal buio in cui l'hanno collocata negli ultimi 5-6 anni soprattutto. Ma evidentemente questo non è stato un atteggiamento che è stato condiviso dall'assessore. Ripeto, se ne poteva parlare se ci fossero stati problemi. E adesso che se ne sta parlando, gioco forza più liberamente, perché ovviamente è venuto quasi tutto fuori, quasi, perché a questo punto ci possiamo aspettare anche altro, e adesso che se ne parla molto più liberamente, lei ha detto si sta facendo un lavoro sul lavoro, scusate il bisticcio di parole, dell'assessore Berdini. Quando noi cronisti diciamo Berdini ha le ore contate, Berdini, l'assessore Berdini è a tempo, porterà avanti probabilmente il suo lavoro, ma insomma è fuori dalla giunta, politicamente è fuori dalla giunta. Questo la sindaca ha già espresso la sua posizione in più occasioni negli ultimi giorni, quindi diciamo è lei che sta governando tutto il processo, come è giusto che sia, essendo la sindaca di Roma. Grazie. Non le posso strappare di più, ci ho provato ovviamente, ma questo è il mio lavoro. A proposito, quello che ha scritto, l'avrà letto il vicepresidente della Camera oggi, che di nuovo ovviamente ha messo in mezzo anche un po' la questione del Partito Democratico, perché si viene da una direzione dove mi pare che la scissione sia già maturata, no? Insomma. Beh, però il riferimento alla stampa la trova d'accordo? Guardi, poi allora è chiaro che insomma tutto quello che le riflessioni che c'è da fare anche sugli organi di informazione sono riflessioni come dire, che anche un cittadino semplice riuscirebbe a carpire. Ci sono insomma una serie di notizie che io parlo anche per me, che quotidianamente io vedo delle notizie e dico questa è una novità, di come la comunicano. La bufala loro. Più bufala che è stata scritta nei suoi confronti. Ma ad esempio quando si disse che quando si disse che io volevo riaprire i fori imperiali al traffico privato. Ma questa è una cosa che fa piuttosto sorridere. È vero, perché l'abbiamo intervistata in quella circostanza. O anche l'ultima notizia, c'era l'ultima che diceva che si sarebbero dati dei bonus ai vigili urbani che avessero incrementato il numero delle multe. Sì, insomma, abbiamo parlato anche di quello. Invenzioni, ovviamente. Beh, là più che altro l'abbiamo temuto, insomma, noi, perché noi la doppia fila la facciamo, parcheggiare parcheggiamo male, ma tanto le multe non le paghiamo, quindi. Insomma, può dar piacere che però ci sia questa inventiva, questa capacità, insomma, anche fantasia, un esercizio intellettuale anche questo, insomma. Dai. Assessore Meleo, è stato un piacere averla con noi, la promessa gliel'abbiamo strappata, torna presto e ovviamente apriamo anche le linee con gli ascoltatori, perché molti ovviamente hanno fatto domande, ma molte domande sono rimaste senza risposta. Non vi arrabbiate con me, insomma, né con l'assessore Meleo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a tutti.